Domani è la giornata mondiale dedicata all'informazione. L'informazione ha i suoi martiri in tutto il mondo, l'informazione è un diritto violato in moltissimi paesi, non soltanto in paesi in guerra. Ma c'è un'informazione violata anche nel nostro paese. Ci sono martiri anche sul fronte interno di tante democrazie come la nostra. Uno di questi martiri si chiamava Peppino Impastato. 30 anni fa, il 9 maggio del 1978, veniva ucciso dalla mafia che lui denunciava ogni giorno attraverso la radio nella quale lavorava, che aveva contribuito a fondare, Radio Out. Noi lo vogliamo ricordare con questa scheda e con le parole di suo fratello Giovanni, che è venuto a trovarci. . 9 maggio 1978, Roma, via Caetani. Nel portabagagli di una Renault 4 viene trovato il corpo di Aldo Moro. 9 maggio 1978, stesso giorno, stesso anno, Cinisi, piccolo paese in provincia di Palermo, viene trovato in mille pezzettini, come dirà la madre Felice, il corpo di Peppino Impastato, fatto saltare con il tritolo sulle rotaie della ferrovia Trapani-Palermo. Delitto di Stato il primo, delitto di mafia il secondo. Secondo anche per importanza e risonanza, inghiottito, quasi azzerato, dal clamore della morte dello statista della DC, annullato da un affare di Stato, capace di obliterare e rimandare tutto nel silenzio. Quando muore, Peppino Impastato è un giornalista, senza compromessi né fantasmi a cui rispondere, solo e animato da una voglia di cambiare e di lottare contro il suo stesso cognome, ingombrante e imparentato con la mafia, contro quelle coscienze piegate ad un potere occulto, capace di fare la differenza e la storia di un'intera terra. Giuseppe Impastato, un'onda anomala, meglio sarebbe dire pazza, come il titolo della sua trasmissione, che dalle frequenze di Radio Out sfida Mafiopoli, il nome che lui stesso affibbia al suo paese, Cinisi. Peppino è uno che alla mafia non le manda a dire, ma le urla nei suoi comizi improvvisati, con un no forte e coraggioso, che risuona ancora dentro i vicoli di quella città e nei cuori di quella gente. Uno che ha il coraggio di chiamare per nome i capi clan, di attaccare e ridicolizzare gli intoccabili padrini, di sfidare i legami di sangue e di piovra per spingersi 100 passi e oltre davanti al portone di Tano Badalamenti, Tano Seduto, come lo chiama lui stesso, e colpire duro, con la forza dell'ironia e della parola, il silenzio dorato e omertoso del boss. Tutto, sempre e comunque, in nome della verità, della giustizia e della legalità. Parole rare e preziose in una Sicilia che ha piegato la sua storia a quella della mafia. Parole che Peppino pronuncia fino alla morte, nella memoria che quel tritolo non cancella, ma fissa sulla pelle di una terra alla quale hanno rubato tutto, senza togliere la libertà.